Colpo di testa da parte di Gilardino, gli ha quinta in mezzo. Pirlo, può partire Pirlo, ai 20 metri, Pirlo, il tiro! La respinta di Lehmann in angolo! La respinta di Lehmann in angolo, bel tiro di Pirlo, molto angolato, molto pericoloso. Bello il controllo, bello il palleggio, bella la conclusione con Lehmann che ha dovuto impegnarsi abbastanza severamente sul tiro di Pirlo che era sul primo palo, quello alla sinistra del portiere tedesco. Calcio d'angolo in favore della squadra azzurra, Alessandro Del Piero colloca la palla nell'area d'angolo sotto la tribuna opposta alla nostra, è pronto ad effettuare la giocata, pallone abbastanza alto in mezzo, c'è Gilardino, non ci arriva ancora Pirlo, Pirlo non ha spazio per concludere dal limite, trova il corridoio, il tiro, rete, rete, Grosso, Grosso ha portato in vantaggio l'Italia, Grosso ha portato in vantaggio l'Italia, è al 14° minuto del gioco, l'Italia passa con un diagonale incredibile di Grosso, pazzesco, l'Italia è in vantaggio sulla Germania, manca solo un minuto, manca solo un minuto, l'Italia è un passo dalla finale di Berlino, straordinario Grosso, ammutoliti sugli spalti i tifosi tedeschi, un gran tiro di Grosso e l'Italia è in vantaggio, 14° minuto di gioco. Gentili radioascoltatori, straordinario il tiro di Grosso a fil di palo, sul palo più lontano, un diagonale dal centro dell'area di rigore, un tiro al volo imprendibile per Lehmann che aveva salvato pochi istanti prima sul tiro da parte di Pirlo. L'Italia è in vantaggio, l'Italia è vicina alla finale. Odo ancora si rovescia l'attacco davanti alla Germania. Ballack, il suo tiro è sul fondo, il suo tiro è sul fondo. Un minuto al termine, scarso, e ovviamente vedremo se ci sarà bisogno di recupero, lo deciderà il signor Arciundia. Ammutolito lo stadio di Dortmund. Grosso ha portato in vantaggio gli azzurri un minuto fa, l'Italia dunque è vicinissima e da un passo da un incredibile traguardo, quello cioè della finalissima di Berlino. Naturalmente c'è grande esultanza sugli spalti, ma c'è anche grande attenzione agli ultimi istanti della partita, sono tutti in piedi i giocatori italiani vicini a Marcello Lippi, lo stadio di Dortmund è ammutolito, ma intanto c'è Joan Steiger che sta salendo sulla corsia di sinistra, ancora la Germania in attacco mentre siamo al 15°, il pallone in mezzo a cercare la testa di qualche attaccante, allontanato Podolski, arriva Cannavaro, allontana la palla, la gestisce la squadra italiana, l'attacco di Gilardino, limite dell'area di rigore, Gilardino si accentra, Gilardino, Del Piero, Del Piero, rete, rete, Del Piero, rete, l'Italia è in vantaggio, l'Italia conduce per 2-0, l'Italia, gentili radioascoltatori, è in finale, l'Italia è in finale, straordinario epilogo, è finita la partita, è finita, l'Italia ha raggiunto la finale, straordinario epilogo, credo davvero che al di là del grande entusiasmo, della grande emozione che ci travolge tutti in questo momento, non si possa che dire successo strameritato per la squadra di Marcello Lippi, un grande risultato, 2-0 dopo due pali colpiti nel primo tempo supplementare e dopo un atteggiamento decisamente offensivo che ha caratterizzato tutti e due i tempi supplementari, a conferma che l'Italia sapeva, che Lippi sapeva, che i suoi uomini sapevano che avrebbero potuto avere la meglio sulla formazione di Jürgen Klinsmann. La Germania è uscita, o perlomeno non disputerà la finale, dovrà accontentarsi del terzo posto. L'Italia invece è in finale, l'Italia potrà giocarsi il titolo mondiale, così come avvenne nell'82 contro una delle squadre che prevarrà nell'altra semifinale tra Francia e Portogallo. Serata magica qui a Dortmund, la Germania per la prima volta subisce una sconfitta su questo campo dove mai i tedeschi avevano perso. Noi chiudiamo qui i nostri collegamenti, vi ringraziamo e invitiamo tutti gli italiani a festeggiare insieme a noi questo straordinario risultato. Italia batte Germania 2-0, linea agli studi di Monaco.